hai visto l'aereo? Sì, io stavo qui in piedi e a un certo punto ho visto cadere l'aereo dal cielo. Com'è caduto l'aereo? È caduto in maniera verticale. Hai detto a taglio di coltello prima? Sì, un po' spiego. È passato tra le palazzine e si è schiantato su una macchina. E poi tu... Niente, poi abbiamo provato a... Daniele ha provato a salvarlo, ma non ci siamo riusciti perché è scoppiato e ci sono state le fiamme. Ci sono stati due botti e è esploso due volte praticamente. Tu che hai visto gli ultimi momenti dell'aereo, secondo te il pilota ha fatto qualcosa? Secondo me ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, perché ci ha centrato proprio l'asfalto, capito? Quindi tu l'hai visto spostarsi un pochino? Io ho visto che è sceso, diciamo, non perpendicolare, è sceso un po' in obliquo schivando il palazzo con la sinistra e è andato sull'altro lato della strada. Quindi pensi a un'ultima manovra disperata almeno? Sì, penso di sì. Per non cadere sulle case? Diciamo, ci ha graziato perché prendeva la casa a sinistra o prendeva il palazzo a destra. Marco, le fiamme com'erano? All'inizio poche, poi dopo sono arrivati, quando ha preso l'istruttore dell'aereo è arrivato a 10 metri dall'aereo, c'è stata l'esplosione, sono arrivati a 10-15 metri, sono arrivati. Hanno bruciato anche la ringhiera dei palazzi sopra. Grazie. Grazie.